Oggi parliamo delle integrazioni che ci sono, che sono possibili tra SharePoint Online e Power Automate. Ci tenevo molto a fare questo video perché sicuramente SharePoint è uno degli strumenti che viene più utilizzato assieme a Power Automate, perché di fatto è comunque un po' la base di tutto. SharePoint Online è sicuramente utilizzato per la parte documentale, c'è l'utilizzo delle liste, le anagrafiche e così via, ed è sicuramente un ottimo repository quindi di qualsiasi tipo di dato. Power Automate cosa ci fa? Ci fa l'automazione, quindi è utile sia automatizzare azioni che vengono fatte direttamente all'interno di SharePoint, ma soprattutto automatizzare magari processi che interagiscono con SharePoint, magari ci mettono dei dati o li estraggono e così via. Ok? Vediamo quindi il primo punto, che riguarda appunto i canali di integrazione, i punti di integrazione che abbiamo tra questi due prodotti, quindi SharePoint Online e Power Automate. È molto semplice perché di fatto si parla di un canale di input, cioè quindi io ho un dato che è presente all'esterno di SharePoint Online e con Power Automate lo vado a salvare in SharePoint Online. Il secondo canale invece è in output, quindi ho un dato che è presente in SharePoint Online, avviene un'azione in SharePoint Online, come per esempio una modifica a un documento, allora tramite Power Automate posso fare un'azione che prende il dato e lo sposta da qualche altra parte. Per esempio, viene modificato un documento, il documento può essere preso e spostato sul mio OneDrive oppure mandato via email. Ok? Queste sono le possibilità che ci dà Power Automate. Un ultimo canale possibile invece è quello in cui rimane tutto all'interno di SharePoint. Per esempio, adesso mi sposto sulla mia area dimostrativa. Per esempio, sono in una document library, posso prendere un file, uno o più file, e far partire un processo di approvazione. Quindi il contenuto è in SharePoint, l'automazione me la fa Power Automate tramite anche l'integrazione con Approvals, che è un altro dei tool di Microsoft 365, e rimanendo sempre nel contesto di SharePoint Online riesco a fare la mia approvazione. Ok, questi sono un po' le tre modalità con cui io posso far interagire SharePoint Online e Power Automate. Vediamo adesso invece quali sono le tipologie di integrazioni, perché di fatto abbiamo la possibilità di utilizzare sia integrazioni automatiche sia integrazioni manuali, e adesso vediamo quelle che sono le integrazioni automatiche. Ci rispostiamo nel mio computer e vediamo la pagina iniziale di Power Automate. Ci potete accedere tramite l'indirizzo make.powerautomate.com e qui trovate un'interfaccia in cui sulla sinistra ci sono tutte le azioni disponibili, sulla destra in home page ci sono un po' di facilitatori, quindi trovate subito l'accesso ai template principali, trovate un po' di formazione e così via, e un po' poi di comunicazioni sul prodotto. La parte importante è ovviamente qua, no? Sulla creazione. Il link My Flows vi permette di accedere ai Power Automate che avete già implementato, invece il link Create vi permette di creare nuovi flussi. Ok? Quando scegliete di creare un nuovo flusso, vedete le tipologie di flussi che potete creare tramite Power Automate. Oggi non andiamo nel dettaglio di tutte quante, ma vediamo fondamentalmente questi primi due, che sono le due tipologie di flussi che si usano di più in SharePoint. In realtà poi c'è anche il flusso schedulato, e parleremo anche di questo velocemente. Allora, i flussi automatici che cosa sono? Sono flussi che vengono attivati a partire da un evento, un trigger, che appunto non comandiamo noi manualmente. E un esempio classico in SharePoint, per esempio, è l'upload di un file in un SharePoint, in una document library. Okay? Se fate clic per creare un nuovo Power Automate basato su questa tipologia,
lui vi dà questa interfaccia che ovviamente potete anche skippare se siete, diciamo, a un utilizzo più avanzato di Power Automate, ma che invece è molto utile per iniziare a prendere un po' la mano con questo strumento, perché potete aggiungere il nome del flusso, ok, ma potete anche scegliere immediatamente quale sarà il trigger che dovrà scatenare questo flusso Power Automate, ok? Se scrivete qua SharePoint, come ho fatto io adesso, vedete tutti i possibili trigger che SharePoint ci mette a disposizione per fare delle integrazioni automatiche, come dicevamo prima. Vediamo qualche esempio. Possiamo, tramite Power Automate, far partire un flusso di azioni, qualsiasi, quando un nuovo file viene creato all'interno di una document library, oppure all'interno di una specifica cartella. Possiamo creare un flusso quando un file o un elemento di una lista viene modificato, quando un elemento viene creato, quando un elemento viene cancellato, questo è molto utile, quando si vuole magari avvisare per non so, qualsiasi attività di verifica o di compliance, quello che volete, il fatto che magari avvisare qualcuno il fatto che uno dei nostri utenti ha cancellato un contenuto da una document library, molto utile. Poi è possibile appunto scatenare un flusso quando un file viene creato, e è molto simile a questo, a questo primo trigger, il trigger che stavamo vedendo, con l'unica differenza che vedete c'è scritto properties only. Questo è un punto molto importante. Quando si usa Power Automate e viene fondamentalmente fatto l'upload di un file, o comunque in questo caso diciamo c'è un'integrazione con un prodotto di terze parti, che è SharePoint in questo caso, cioè non un prodotto di terze parti, un prodotto esterno a Power Automate, che quindi è SharePoint, il trigger si porta dietro un po' di informazioni che sono relative all'azione che è avvenuta, all'azione automatica che è avvenuta. Qual è la differenza tra questo trigger e questo primo trigger qua, che hanno, vedete, lo stesso nome, ma con una informazione leggermente diversa? La differenza è che in questo caso il trigger che ci porta le informazioni sul file di SharePoint Online non si porta dietro con sé il contenuto, ma si porta solo le sue proprietà, quindi i suoi metadati, ok? Tra l'altro questo primo trigger è ancora presente perché Microsoft deve mantenere la retrocompatibilità, però è un'azione che ormai è deprecata, quindi è meglio non utilizzarla. Poi vediamo un altro po' di trigger automatici che sono possibili. Per esempio questo qui molto carino, la possibilità di lanciare un flusso quando all'interno di una document library SharePoint un file viene classificato. Cosa significa classificato? Significa che vengono estratti in automatico i contenuti che stanno all'interno del file tramite Microsoft Syntex, che è uno degli add-on di prima di SharePoint Online, adesso di tutto Microsoft 365, che ci permette di estrarre contenuti dal file e farli diventare dei metadati. Molto 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 utile. Bene, queste sono, diciamo, le possibilità di integrazione automatica. Vediamo adesso invece le possibilità invece di integrazione manuale. Eh sì, perché non c'è solo l'automatismo, ma c'è anche la possibilità di dire: io vado su una mia document library, seleziono un file o magari anche all'interno di una lista seleziono un elemento della mia anagrafica e poi decido di far partire un'azione, un flusso di automazione, ok? In questo caso, quando voglio fare un'integrazione manuale, mi basta scegliere questo Instant Cloud Flow. Cosa significa? Significa proprio che è un'azione, un flusso che parte istantaneamente appena succede un'altra azione all'interno del prodotto esterno a Power Automate. Anche in questo caso possiamo cercare le informazioni e
i trigger che sono disponibili per questa tipologia di flusso all'interno di questa lista. E vedete che per SharePoint ce ne sono tre. Cioè io posso far partire un Power Automate quando è stato selezionato un file, quando è stato selezionato un elemento, oppure quando qualcuno richiede di aggiungere il proprio sito, magari di comunicazione o comunque un sito di team, a un hub in cui io sono stato inserito come approvatore. Ok? Ecco, queste sono le tre tipologie di flussi manuali che posso far partire. Un flusso manuale come si fa partire? È molto semplice. All'interno della document library, se creo un flusso in questa document library e seleziono per esempio un file, qua su Power Automate, sul link, sul tastino Power Automate, vedo il nome del flusso. Di default c'è sempre un flusso sulle document library, si chiama request sign off, e fondamentalmente è una richiesta di firme sul documento, oppure potete mettere tutti i flussi che preferite. Ok? Facendo clic poi sul nome del flusso, il flusso parte e quindi fa tutte le azioni che devono essere fatte, e questa è una cosa molto utile. In alternativa io ho la possibilità invece di deselezionare il file, fare clic sui tre puntini, andare sulla opzione Integrate, ok, scegliere Power Automate e far partire la creazione del mio flusso direttamente da questa library. Ok? Perché è utile questo? Perché fondamentalmente ho la possibilità di creare un flusso che è già collegato alla mia library, ok? Mentre invece se parto a creare un nuovo flusso in questo modo, è vero che lui mi crea il box che rappresenta il mio trigger per far partire un'azione manuale da una lista SharePoint, in questo caso devo ogni volta definire qual è il sito e qual è la library da cui far partire, ok? Questo è un punto molto importante di cui vi volevo parlare, perché Power Automate è sicuramente uno strumento fantastico, ha ovviamente un po' di limiti, come un po' tutto il mondo low code, no? Si fanno cose molto velocemente, in maniera molto semplice. Se invece vuoi fare cose un po' più automatizzate a larga scala, eccetera, ci sono tante operazioni manuali da fare. Una di queste è proprio quella che vediamo. Io fondamentalmente posso attaccare un flusso Power Automate a una sola document library, ok? E questo lo devo fare di volta in volta. Quindi se per esempio lo stesso flusso lo devo attaccare a 2, 3, 4 document library o liste, devo comunque avere assolutamente almeno un flusso per ogni document library. Poi c'è possibilità anche di spostare tutte le attività del nostro flusso in una sorta di flusso condiviso che poi va richiamato da ogni flusso che viene configurato all'interno delle singole document library. Però comunque la regola è questa: una document library o una lista, un flusso Power Automate, non si sfugge, ok? Questo è molto molto importante. Andiamo avanti e vediamo come possiamo creare facilmente questi flussi, perché abbiamo visto quindi le possibilità di integrazione tra SharePoint e Power Automate, quindi quelle automatiche e quelle manuali, abbiamo visto i punti di integrazione, quindi le document library e le liste, ok? Adesso vediamo bene i template che ci sono, che sono pronti all'uso. Questi sono molto utili perché vi fanno capire come si può sfruttare questa integrazione che c'è tra SharePoint e Power Automate. Quindi ritorniamo all'interno del mio Power Automate. Qui sulla sinistra avete un link che si chiama appunto template. Qui ci sono tutti i template disponibili che vi permettono di far interagire Power Automate con qualsiasi tipo di prodotto presente all'interno di Microsoft 365 o anche all'esterno. Ok, se fate qua una ricerca per SharePoint, vedete proprio degli esempi che vi possono spiegare un po' come usare Power Automate in integrazione con SharePoint Online. Vediamo qualche esempio. Questo è un esempio classico: quando qualcuno risponde
a un form creato con Microsoft Forms, io posso salvare la risposta all'interno del mio sito SharePoint Online. Ok, questo è un esempio veramente classico, soprattutto perché Microsoft Forms, giusto per dirne una, non ti dà tante opzioni di alert quando qualcuno compila il form, e soprattutto se vuoi anche solo dare un messaggio email personalizzato all'utente che ha compilato il tuo form o che magari ha usato Forms per rispondere a un quiz, diciamo le opzioni sono molto basic. Invece in questo caso puoi fare il tuo flusso che prende le informazioni dal form, prende le informazioni dalla risposta che ha dato l'utente finale e poi prende queste cose, le mette su SharePoint oppure manda un'email alla persona che ha compilato, eccetera eccetera. Qui solo la vostra fantasia vi può limitare. Guardiamo invece poi un altro esempio un po' classico. Fondamentalmente mando una mail quando un nuovo elemento è stato creato in una lista SharePoint. Semplicissimo. Un altro caso classico è invece quello di utilizzare approvals in integrazione con SharePoint e con Power Automate. In questo caso, questo esempio ci dice inizia un'approvazione tramite Microsoft Approvals quando un file viene inserito in una document library oppure quando un file viene spostato da una folder a un'altra della stessa document library. Ok, vediamo come funziona. Per vedere come funzionano i template è molto semplice, perché basta farci clic sopra, basta confermare le connessioni che servono per far funzionare questo flusso. Le connessioni sono un concetto molto importante di Power Automate che magari vedremo in uno dei prossimi video. In questo caso lui mi chiede connessioni per far interagire questo flusso con SharePoint e con Microsoft Approvals. Faccio continua ed ecco qua il flusso già creato, con già tutti i box che servono a fare quello che il template prometteva, cioè far partire un'approvazione quando un file viene creato o viene spostato da una cartella all'altra nella stessa document library. Quello che devo fare è andare a inserire un po' i contenuti, quindi quale dei siti che ho all'interno del mio Microsoft 365 contiene la document library su cui io voglio far partire questo flusso. In questo caso io scelgo di mettere un sito specifico. Una volta messo il sito, lui mi dà la possibilità di scegliere qual è la folder su cui io voglio fare la mia attività. In questo caso io scelgo la Shared Documents, che è la folder che c'è in tutti i siti, no? La documenti, la Documents. E poi qua sono state già messe tutte le azioni per far partire l'approvazione. In questo caso io devo semplicemente specificare le persone che devono approvare questo spostamento oppure la creazione di questo file e controllare cosa è successo, cioè se l'approvazione è andata a buon fine o meno, e quindi poi decidere che cosa fare nel caso in cui l'approvazione è andata a buon fine oppure no. In questo caso il template mi diceva quando viene creato il file e se viene approvata, diciamo, questa operazione, allora sposta il file in un'altra cartella. Ok, qui vedete, diciamo, l'integrazione classica che c'è tra i trigger di SharePoint Online, che quindi è il primo elemento del nostro flusso Power Automate, e invece le altre azioni, sia legate a SharePoint Online sia legate a qualsiasi altro strumento, che è dato, insomma, dall'utilizzo delle proprietà di output. Per chi di voi utilizza Power Automate, immagino che sappiate già che ogni box ha sia un input ma soprattutto un output, quindi ci dà delle informazioni quando viene eseguito. Il trigger di un file che è stato creato ci dà le informazioni sul nome del file e soprattutto sul contenuto, e questo ci serve per fare azioni con le possibilità che ci dà Power Automate. Ok, vedete che è veramente, diciamo,
un mondo molto vasto, un mondo veramente molto vasto. Facciamo un altro esempio. Andiamo sui miei flow. Qui ho flussi, diciamo, di qualsiasi, per test, di qualsiasi tipo. Vediamo questo approval demo. È molto simile a quello di prima, con la differenza che prima veniva spostato un file da una posizione all'altra della stessa document library. In questo caso il mio flusso è un flusso manuale, quindi può essere lanciato nel sito demo 2, nella document library documents, manualmente. E in questo caso qual è la differenza? Oltre a fare un'approvazione, io interagisco anche con i metadati del file, e questa è una funzionalità molto carina che ha Power Automate in integrazione con SharePoint Online. Fondamentalmente posso settare i metadati. Settare i metadati lo faccio specificando il sito, specificando la document library, specificando qual è il file su cui io voglio fare l'azione, e in questo caso lo faccio in maniera dinamica perché è il file che ho selezionato tramite il mio trigger, e lo prendo tramite il suo identificativo, molto semplice. E poi che cosa faccio? Vado ad aggiornare un singolo metadato presente nel file, che è in questo caso lo stato di approvazione, lo metto in pending. Questo perché il mio flusso di approvazione vuole che il campo con lo stato di approvazione sia sempre aggiornato per chi guarda la mia document library. Faccio l'approvazione in questo caso ha il titolo del file nell'oggetto dell'approvazione, ha un approvatore fisso, ha poi tutta una serie di informazioni che vengono prese dal file che deve essere approvato e vengono messe all'interno del corpo dell'approvazione, un po' come se fossero informazioni che vengono messe in un'email fondamentalmente. Poi viene fatta la condizione, si vede quindi se l'outcome della mia approvazione è approve, quindi se l'elemento è stato approvato, e poi cosa si fa? Di nuovo si setta il metadato approved della mia document library, e poi in questo caso addirittura c'è una integrazione con un altro strumento che è Microsoft Teams. In questo caso io volevo avvisare un gruppo di persone su Microsoft Teams che il mio file è stato approvato. Questo è proprio un esempio per far interagire SharePoint, Power Automate e Teams tramite Approvals, che è il tool di approvazioni di Microsoft 365. Ok? Benissimo, spero che sia stato utile, e se avete necessità di informazioni su Power Automate, sto pensando a una mini guida su Power Automate, ho visto che molti la stanno chiedendo. Se pensate che sia una buona cosa, scrivetemi pure nei commenti senza problemi, così che posso valutare di farla. Ciao a tutti!